Così si deve decidere chi fa il ladrone buono e chi fa il ladrone cattivo. Grazie Ugo, grazie Arno. Noi col signor sindaco abbiamo anche altro da fare, lo faremo tra poco. Caro Walter e cari tutti voi che siete qui presenti oggi, intanto io prendo un impegno di andarmene subito, così tornate a lavorare, che c'è bisogno di fare un sacco di cose belle come quelle che Walter ci ha mostrato. Tre sole cose, riprendendo il ragionamento che ha fatto Arno all'inizio e che ringrazio, perché la prima volta mi ha ospitato a casa sua, di fatto, nel suo comune. La seconda volta da Presidente del Consiglio qui a Bolzano, in questo luogo così bello, perché questo è un luogo bello, un luogo dove si costruiscono pezzi di futuro, e naturalmente la terza sarà in estate, quando dobbiamo fare qualcosa comunque anche a livello estivo. Dicevo, ringrazio Arno e prendo tre micro pensieri al volo per farla veloce e non girare troppo intorno. Primo, situazione economica. Walter ci ha fatto vedere questa azienda, di cui tutti voi siete probabilmente orgogliosi, e fate bene ad essere orgogliosi, perché è un'azienda che sta dimostrando con i numeri come si può affrontare un tempo di crisi andando a prenderci il futuro senza restare ad aspettare. È un'azienda che è l'azienda che forse più di, non tutte le altre, ma più di tante altre, ha colto l'occasione dell'Expo, il padiglione Italia, il padiglione degli Emirati Arabi Uniti, e con tutto quello che poi sarà interessante per l'Expo di Dubai del 2020, il padiglione della Bielorussia, poi quella la Svizzera, Germania, Cina, Svizzera, 9 padiglioni, fatemi un applauso, perché è segno che Walter me l'ha detto in un orecchio mentre camminavamo insieme, ha detto: io avverto che ci sono i segnali di ripresa, però bisogna essere pronti, bisogna avere le idee fresche, bisogna essere desiderosi di coglierla questa ripresa. E questo è il fatto positivo. L'Expo, non soltanto l'Expo, abbiamo parlato di tante grandi sfide che ci attendono nelle prossime settimane, anche negli eventi prossimi. È di ieri la notizia che l'Italia ha vinto i mondiali di sci del 2021 a Cortina. Insomma, ci sono tanti segnali che il Paese ha voglia di ripartire. Bisogna che le aziende siano pronte a fare la loro parte, e sono davvero felice, orgoglioso e grato di essere qui. Quindi primo segnale, economia, basta lamentarsi, iniziamo a mettersi in gioco. È arrivato il momento in cui si riparte davvero. Secondo, scuola. Noi oggi abbiamo bisogno di copiare dal modello del Sud Tirolo Alto Adige un sistema come quello della formazione. Ho detto scuola, campanella, perfetto, no? Tutto organizzatissimo. Siamo a Bolzano, si vede, c'è la pausa, la campanella. Perché questo è importante? Perché noi abbiamo in queste terre, lo ha detto prima Arno e ha ragione, una disoccupazione giovanile che è un quarto della disoccupazione giovanile della media italiana, che vuol dire che per alcuni aspetti è un sesto, un settimo di quella che è in alcune zone del sud. Ora, naturalmente le motivazioni, e lo ha detto Arno, sono tante, non sono soltanto legate al sistema di formazione. È chiaro che dobbiamo impegnarci perché tutta Italia riparte, ma se guardiamo le statistiche europee, quindi se non lasciamo soltanto le questioni italiane, vediamo che dove c'è il sistema duale dell'alternanza scuola-lavoro, Germania, Austria, Svizzera stessa,
questa provincia e in generale altri territori del nostro continente, la disoccupazione giovanile è più bassa. Sarà tutto un caso? È evidente che avvicinare le esigenze della scuola a quelle del lavoro e viceversa consente di poter fare dei percorsi ad hoc per i ragazzi, consente di vedere i ragazzi qui in officina, ma anche dei ragazzi che sono cresciuti e che adesso hanno funzioni di direzione in questa azienda e in altre aziende. E quindi quella che si chiama alternanza scuola-lavoro, noi l'abbiamo messa come delega all'interno della riforma, è una grande occasione. Cosa significa? Copiare quello che fate voi. Cioè, il nostro obiettivo come sistema paese è copiare il modello che c'è qui. Lo dico per essere chiari, non significa cancellare l'istruzione e l'educazione classica. Io sono uno di quelli che crede nel liceo classico, che crede che bisogna fare ore di latino, di greco, non credo che si debba improvvisamente cancellare tutto quello che è stato, ma utilizzare un sistema in cui da un lato si rafforza l'istruzione e l'educazione di qualità che il nostro paese ha, e quando si scende nel campo della concretezza non si rimane a fare grandi discorsi filosofici e magari si danno i soldi della formazione agli amici degli amici. Si inventa un sistema come quello che c'è qui, in cui nel rapporto del duale, nel rapporto dell'alternanza scuola-lavoro, i ragazzi trovano la possibilità di far crescere i propri sogni. Perché, e finisco su questo secondo punto, non soltanto la disoccupazione giovanile è più bassa, ma anche il tasso di dispersione scolastico è più basso. Quando tu perdi un ragazzo, non soltanto hai perso quel ragazzo, ma la comunità, la società ha perso un pezzo di se stessa. E allora questo è fondamentale, è il motivo per cui sono grato dell'invito a Walter e naturalmente a Arno e Ugo, l'invito ad essere qui in particolar modo in questo momento. Terzo e ultimo punto, l'ho fatto troppo breve, però se no sia Arno che Ugo mi tirano per l'orecchio e mi dicono: ehi, ti sei dimenticato il punto centrale. Noi stiamo facendo un percorso di grandi riforme, l'avete visto, e anche se qualcuno dice che non ce la fa, ce la farete mai, ce la facciamo. Con la testa dura, tenaci, testardi, andiamo dritti fino al punto. Avevamo promesso che avremmo finalmente rifatto la legge elettorale e da ieri questa legge è realtà. Tra l'altro una legge elettorale che ha per queste terre un sistema che io credo valorizzi l'identità e l'autonomia, ma abbiamo anche promesso che nel ripensare la Costituzione e il rapporto tra regioni, diciamo autonomie, e Stato centrale, noi non soltanto non avremmo tolto niente alle specificità di queste terre, ma anzi avremmo valorizzato. E lo confermo perché il lavoro comune sta andando avanti e continuerà ad andare avanti. Oh, io l'ho detto, mi si è bloccato il microfono, cioè stavo dicendo, questo erano i centralisti di Roma Padrona che sono intervenuti sulla batteria del microfono. Prendo anche l'impegno, l'ho già detto sia a Arno che a Ugo stamattina, a andare a verificare nel percorso delle riforme all'interno di un tavolo di lavoro, di un condiviso, la possibilità anche di dare paradossalmente qualche delega in più in alcuni settori dove le cose funzionano bene. Ne stiamo discutendo, ovviamente fuori dal dettato costituzionale, ma nell'attuazione dei principi della riforma costituzionale. Quindi noi abbiamo desiderio profondo di mantenere e rafforzare l'autonomia e l'identità, ma lo facciamo in una cornice di lavoro insieme. Allora, economia, Walter ci ha detto come vanno le cose, bisogna darsi da fare. Scuola lavoro, la scuola è una grande occasione, non la scuola deve creare cittadini, non deve creare soltanto lavoratori, deve innanzitutto creare cittadini. Ma quando noi abbiamo dei numeri come quelli che abbiamo di disoccupazione giovanile, il sistema di formazione va cambiato. E il modello che c'è in questa terra è il modello per tutta Italia. Terzo e ultimo punto, gli aspetti istituzionali. E ora, siccome ho parlato per circa 47 minuti, è arrivato il momento di rimettersi a lavorare, non prima di aver strappato una promessa a Walter. Io vi dico questo: c'è un settore in Italia che si è bloccato, che è l'edilizia. Ho chiesto a Walter come erano i numeri 10 anni fa,
dimmi se sbaglio, 70% del fatturato era in Italia e 30% all'estero, più o meno. Poi dopo 5-6 anni si è invertito, 70% all'estero e 30% in Italia. Perché? Perché in Italia l'edilizia è bloccata, esplosa, implosa più che esplosa. E che cosa ha portato questo? Che del milione di persone che abbiamo perso di posti di lavoro negli anni della crisi, dal 2008 al 2014, più della metà li abbiamo persi proprio in questo settore. Adesso sta cambiando per questa azienda, 40-50% grazie all'Expo e non soltanto, quindi sta tornando su la parte italiana, ma abbiamo bisogno di mettere delle regole più semplici per il settore dell'edilizia. Che vuol dire? Vuol dire che là dove si interviene con interventi energeticamente all'avanguardia, con interventi di sostenibilità ambientale, bisogna intervenire finalmente senza che le procedure amministrative e burocratiche ti facciano perdere 5 anni per avere un permesso di un'operazione che per costruire ci vuole un anno. Allora, questo è un impegno che io mi prendo, e quindi con Walter ci rivedremo tra un annetto e vedremo se le cose sono modificate oppure no. In bocca al lupo a tutti e buon lavoro di cuore anche e soprattutto ai ragazzi.